Sì, Presidente, io ringrazio intanto il consigliere Di Palma per avermi dato l'opportunità di esprimermi in dichiarazione di voto, ovviamente in rappresentanza di tutta quanta la maggioranza del Movimento 5 Stelle. Rimango un po' sbigottito ovviamente dall'approccio delle forze di opposizione su una delibera che ovviamente diciamo, dà la possibilità appunto di garantire alla capitale un servizio imprescindibile sul tema dei rifiuti, perciò in questo caso ovviamente parliamo di centri di raccolta. E potevo forse comprendere, diciamo, come dire, il muro da parte di opposizioni, forse su temi ovviamente più politici, ma qui stiamo parlando ovviamente di un tema prettamente, diciamo, di servizio alla capitale. Perciò non, io credo che appunto temi del genere non abbiano colori politici o non abbiano comunque bandiere politiche. Credo invece che il tavolo tecnico coordinato dall'ingegner Botta sia stato un tavolo invece attento rispetto ovviamente al commissario Tronca, che insieme ai municipi, ovviamente sempre facendo riferimento al tavolo tecnico, ovviamente con l'ingegner Botta, ha interloquito più volte con tutti i municipi. Io ho avuto anche la possibilità di partecipare a delle riunioni ovviamente operative, perciò quando sento parlare di una mancanza di condivisione devo smentire in modo categorico ovviamente le opposizioni, perché comunque c'è stato un confronto durato per anni, perché ovviamente sono state eseguite delle istruttorie attente sul il territorio capitolino e non sono ovviamente d'accordo, anzi mi dispiace che appunto l'opposizione attacchi anche l'assessore Ziantoni che sin da subito si è messa insomma, a trattare. Anche una confusione del consigliere Diaco. Aspettate un attimo. Ecco, grazie consiglieri. Spegniamo i microfoni. Prego, consigliere Diaco, continui. Sì, Presidente, no, stavo ultimando ovviamente. Sin da subito, insomma, ecco, l'assessore Anziattoni ha preso in mano una delibera, insomma, che ovviamente doveva essere presentata. Non la sentiamo più, consigliere. Almeno io. Delibera invece dà un impulso forte per la realizzazione di altri 17 centri di raccolta. Ovviamente mi dispiace, ecco, le passate amministrazioni su questo, a parte i 12 centri di raccolta che hanno lasciato la capitale, insomma, mi sembra che non abbiano fatto alcunché. Perciò io speravo ovviamente in un approccio diverso, visto che anche la maggioranza, insomma, è andata ovviamente incontro alcuni emendamenti proprio per dare un servizio importante alla cittadinanza, invece qui ovviamente si fa sempre un discorso ovviamente di carattere politico. Io ringrazio il lavoro dell'ingegner Botta, ringrazio i vari municipi, ringrazio ovviamente l'assessore Ziantoni, insomma, che diciamo, ha dato con forza e con determinazione un impulso a un tema che è cruciale per questa cittadinanza e ostacola anche ovviamente i famosi zozzoni che comunque deturpano la nostra capitale. Perciò, insomma, un servizio efficiente, importante e risolutivo ovviamente anche al tema ovviamente, del rispetto dell'ambiente. Perciò voteremo questa delibera convintamente favorevoli e la Commissione Ambiente, insomma, sarà sempre attenta e vigile ovviamente per ascoltare i municipi e i territori. Grazie, Presidente. Grazie a lei, consigliere.